I Sibillini, per secoli, sono stati considerati delle montagne maledette. Ai piedi delle rocce del Vettore, del Bove, della Priora e delle altre cime più alte, si diceva, si pronunciavano profezie e si celebravano dei riti inquietanti. In realtà, le cose non sono mai state così. E i boschi, le acque, i pascoli e i magri campi della montagna sono sempre stati una risorsa preziosa per l'uomo che vive nelle valli più alte dell'Umbria e delle Marche. I borghi di montagna dei Sibillini, alcuni sono minuscoli, altri come Norcia e Visso sono delle piccole città, dimostrano con le loro mura, le loro torri, le loro porte, i loro palazzi e le loro chiese, che la montagna non era un luogo maledetto, ma era in grado di offrire un relativo benessere all'uomo. Oggi alcuni centri pedemontani del parco sono delle importanti mete di turismo culturale e religioso. Una delle conseguenze più importanti dell'istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stata la moltiplicazione della fauna, che gli zoologi seguono con attenzione e fatica in ogni momento dell'anno. Da qualche anno le videotrappole piazzate accanto ai sentieri e nei boschi, grazie al loro occhio capace di vedere anche di notte, permettono di scoprire la vita degli animali. Come in tutto l'Appennino, sono sempre più diffusi sui Sibillini il cervo, il capriolo e il cinghiale. In qualche caso la telecamera, con la sua piccola luce all'infrarosso, attira la curiosità degli animali. È in netta ripresa anche il lupo, che è uno dei simboli della natura dell'Appennino. Queste immagini che mostrano un branco o gruppo familiare di una decina di esemplari sono un autentico scoop. Fauna del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 4.500 caprioli, 2.500 cinghiali, 200 cervi e per il momento solo 37 camosci appenninici. Ma abbiamo anche 30 lupi, 5 coppie di aquile reali. I Sibillini sono quasi fin troppo conosciuti. Io penso che per il futuro noi dovremo accrescere la loro riservatezza. Questo non significa lavorare con dei divieti o con delle prescrizioni, ma semplicemente ricreare un senso del mistero che deve essere tipico e patrimonio di chiunque vada in natura e vada in montagna. L'uomo moderno percorre da molto tempo i Sibillini per svago. Il Monte Vettore è stato salito per la prima volta d'inverno nel 1876. Le prime ascensioni e traversate con gli sci sono state compiute negli anni tra le due guerre mondiali. Dagli anni 60 gli sci alpinisti delle Marche, dell'Umbria e delle regioni vicine
percorrono sistematicamente e con passione queste montagne dalle prime nevi di dicembre fino a maggio. Oggi, anche in pieno inverno, il Parco Nazionale dei Sibillini è una meta desiderata e frequentata. Una realtà che non riguarda solo i borghi o le piccole stazioni sciistiche ai piedi del massiccio. Gli escursionisti che salgono verso le creste e le vette sono numerosi anche con la montagna innevata. La necessità di avere con sé la piccozza e i ramponi e di saperli usare correttamente rende la loro attività più vicina all'alpinismo che alle semplici passeggiate estive. Le racchette da neve, le ciaspole, non sono adatte al massiccio centrale dei Sibillini e possono essere utilizzate sui pianori intorno a Castelluccio e in pochi altri luoghi. Lo stesso vale per gli sci da fondo escursionismo, che trovano invece un terreno di gioco ideale in luoghi più dolci, come i monti del Parco Nazionale d'Abruzzo o l'altopiano di Campo Imperatore. Dove gli altopiani lasciano il posto ai canaloni che salgono verso le cime, inizia il mondo dello scialpinismo. Un'attività complessa, affascinante, che richiede a chi la pratica una ottima tecnica sugli sci e una solida conoscenza dell'alta montagna. I Sibillini, ricchi di itinerari magnifici e raggiungibili in breve da molte regioni italiane, sono particolarmente frequentati dagli scialpinisti. Grazie ai corsi delle scuole del Club Alpino Italiano e a quelli delle guide alpine delle Marche e dell'Umbria, il numero dei praticanti continua ad aumentare. La presenza di una fauna e di una flora straordinarie impone il massimo rispetto. Lo scopo di questo video è di aiutare chi frequenta la montagna invernale a farlo nel modo più corretto. L'ambiente più delicato è il margine della faggeta, dove molte specie di mammiferi vivono anche d'inverno. Gli impatti dello scialpinismo in un'area protetta sono di due tipi. Il primo è legato alla vegetazione, soprattutto alle praterie di alta quota, il secondo alla fauna, sia di tipo forestale, legato alla fascia superiore del bosco, sia alle specie che vivono invece nelle praterie altomontane. Per quanto riguarda la vegetazione, gli impatti più sensibili sono sugli arbustetti subalpini, costituiti da ginepronano o mirtillo, che possono essere danneggiate dalle lamine degli sci qualora la copertura nevosa sia di scarso spessore. Per quanto riguarda la cotornice, gli impatti possibili sono legati alla imprevedibilità dei percorsi scialpinistici, per cui la diminuzione degli impatti è strettamente connessa alla determinazione di percorsi tradizionali e usati in maniera costante. Gli animali in periodi delicati sono al minimo delle loro risorse e contemporaneamente le energie ricavabili dall'ambiente sono pure esse al minimo. Disturbarli significa farli muovere. Farli muovere significa farli consumare più energie e queste energie sono difficilmente recuperabili. In ogni caso, il nostro rapporto con gli animali deve essere improntato ad un imperativo categorico. Dobbiamo pensare alle loro esigenze. Oggi gli scialpinisti, quando l'innevamento è sufficiente, percorrono i Sibillini e gli altri grandi massicci dell'Appennino, a iniziare dal non lontano Gran Sasso, fin dalle prime nevi di dicembre.
La stagione tradizionale per questa disciplina, invece, andava dalla fine dell'inverno alla primavera inoltrata, un momento dell'anno nel quale il rischio di disturbare la fauna è minore. Ed è un momento dell'anno che permette di incontrare faggete già verdi e le prime fioriture sui prati, e nel quale si scende fino a valle sulla neve lasciata dalle valanghe. Il periodo ottimale per svolgere le attività sci alpinistiche, io credo che questo periodo sia quello tardo invernale primaverile, perché in questa fase i versanti a sud e le creste sono libere di neve e quindi la fauna selvatica si concentra in queste aree, mentre nei canaloni, nei versanti a nord, permanendo la neve, sono ancora utilizzabili per le attività di sci alpinismo. In ogni caso bisogna fare estrema attenzione alle fasce boscate. Febbraio, San Valentino, periodo delicatissimo quando i cervi gettano o depongono il palco. È una fase molto delicata e possiamo anche immaginarci perché. Perdere il palco significa perdere il rango. È una fase però che ha un termine, che potremmo fissare grosso modo a Pasqua. In questa fase molto particolare, il cervo è al minimo delle risorse fisiche e, se disturbato, può avere dei veri e propri traumi. Un linguaggio comune, un linguaggio tra noi e gli animali, che non siamo più abituati ad esercitare. Forse che abbiamo smarrito, se mai lo abbiamo avuto, ma in un parco nazionale è fondamentale. Parlare con gli animali significa creare empatia con loro e anche questa è una chiave per lavorare, per vivere, per gustare un parco nazionale.